No, ancora? Ma come ancora? Quante volte vi devo dire che non lo voglio raccontare? Sì, lo capisco che sarebbe anche giusto, dopo tutto quello che ho fatto, affrontare anche questo argomento, però sono 2 anni che vi dico che non mi interessa farlo. E vi ho dato anche delle spiegazioni, ne ho parlato addirittura in un video. Eppure, questa, anche questa, Gloria, anche tu, ma... Sì, però... Messa così, vuoi vedere che adesso mi tocca anche cambiare idea? Ma sai in quanti adesso mi prenderanno in giro? Perché sono 2 anni che dico che non lo faccio, poi adesso basta un messaggio. Vabbè, dopo in fondo soltanto i cretini non cambiano idea. Forse potrebbe essere anche il momento giusto. Eh sì, in realtà è successo proprio così. È bastato un messaggio e tutto è cambiato. Forse è stato l'ultimo messaggio di una serie che alla fine hanno fatto breccia. O forse ero io che non ero pronto ad affrontare l'argomento. Sì, perché alla fine io mi sono reso conto che erano tutte scuse quelle che tiravo fuori per dire no a tutti quelli che me lo chiedevano. Ero io a non essere pronto ad affrontare quell'argomento. Più che altro ero io che non ero pronto ad affrontare quello schifo. E voi mi direte, vabbè, ma tanto di schifo ne hai visto tanto quando era appuntato nelle altre storie. Avete ragione, ma qui proprio... Proprio non ce la facevo. Sarà perché è anche una storia geograficamente più vicina a me, non so. Non so in realtà cosa sia. So solo che forse adesso è il momento giusto. Però voglio approcciare la cosa in un modo un po' diverso. Sapete cosa faccio? Prima di iniziare a scrivere, voglio andare sul posto, voglio respirare quell'aria, voglio vedere con i miei occhi. Beh, non che non ci sia mai stato, chiaro, ma voglio andarci con il fine di scrivere la storia. E allora mi sa che non posso fare altro che prendere la moto e partire. Però facciamo un gioco. Dato che non vi ho detto in realtà l'argomento del racconto, ma mi accompagnerete nel viaggio e vediamo se riuscite ad indovinare di cosa sto parlando prima che io arrivi sul posto. Vediamo a che punto indovinate. Bene, quindi bando alle ciance. La strada è tanta, quindi prendiamo la moto e andiamo. E così sono partito con un paio di telecamere al seguito. Obiettivo? Respirare l'aria del posto e fare un po' di riprese e fotografie. La strada me la sono inventata di chilometro in chilometro, lasciandomi guidare dalle sensazioni. Ci ho messo sulla sinistra a piave, una strada che in realtà conosco abbastanza bene perché l'ho fatta decine di volte per andare sulle Dolomiti. Poi hanno anche aperto la galleria, quella prima di Feltre, ma prima passavo sempre da qua. E così non ho potuto fare a meno di fermarmi per fare una foto al sacrario militare francese di Pederobbo. Poi ti capita una di quelle cose che non ti aspetti, una storia di déjà vu. Stavo andando tranquillo quando mi ricordo una cosa che mi era accaduta su quella strada un eone di anni prima. Stavo andando in bicicletta a Caprile a trovare i miei zii che erano in ferie. Ero proprio su questa strada quando mi viene una crisi pazzesca di fame. Non riesco più a pedalare, le gambe non girano, sono appena a metà strada. Subito non capisco cosa stia succedendo, ma poi realizzo. Ho fame, una fame terribile. Mi fermai in un bar, mangiai 2 panini alla soppressa e le gambe iniziarono a girare come prima. Ma sto pensando a quel fatto che mi trovo di fronte proprio a quel bar e quindi sosta commemorativa. Avrei voluto prendermi un caffè, ma c'era un sacco di gente e rischiavo di arrivare in ritardo. Ancora qualche chilometro e vedo un'indicazione che non posso non prendere in considerazione. Una deviazione veramente minima, ma vista la storia che sto per raccontare, non potevo non passare per Trichiana. Anche qui, solo il tempo di una foto, poi un passaggio per il paese per poi rimettermi sulla statale perché il tempo stringe. E voi direte, ma che te frega? Non c'è nessuno che ti aspetta. E in realtà non è del tutto vero. Oltre alla destinazione, avevo infatti un'altra tappa programmata. Sì, perché dato che andavo da quelle parti, ho pensato di chiamare il mio vecchio comandante di compagnia per berci un caffè assieme. Lui ha accettato con piacere e così la prima tappa è diventata Belluno. Comunque, ho bevuto il caffè con Stefano, mi sono rimesso in marcia. Bello rimangare i vecchi tempi, ma io ho un obiettivo oggi da raggiungere. E non manca molto. Devo dire che più facevo strada e più mi sentivo di essere emozionato. Il traffico a un certo punto diventa impossibile sulla statale e questi sono i momenti nei quali amo veramente essere in moto. Se
Se guardo a destra, in realtà la mia destinazione già la vedo. Devo solo stare attento perché ci sono un sacco di deviazioni sulla strada. E finalmente, eccola, l'ultima salita. Devo arrampicarmi ancora un po', ma la strada è praticamente vuota e guidare oggi è veramente un piacere. Eccola, l'ultima galleria e poi sarò finalmente arrivato. Parcheggio e... eccola qui. Adesso vi lascio perché devo andare a lavorare, ma vi aspetto tutti sul canale il prossimo 9 ottobre in occasione del 60° anniversario. Se volete stare con me vi racconterò la storia della diga del Vajont. E se la cosa vi titilla, passate parola. Ciao a tutti.